Amici di Seili, Gran Sole il Cap a Porto Cervo, adesso siamo con Ernesto Folli che è il felice armatore da 3 anni di un Gran Sole il 48 Black Pico 2. Pico che, Black Pico perché? Come noi si chiediamo vede, sempre così. Come si vede dallo specchio di poppa c'è una testa di cavallo raffigurata vicino al nome, è il nome con cui io montavo a cavallo in completo. Ho fatto tante gare, i ricordi più belli sono legati a una cavalla che si chiamava Pico ed era nera. Beh, questo è bellissimo e mi viene quasi così inevitabile, mi hai dato un assist a fare una domanda. Cosa, diciamo così, in qualche modo può unire la passione per il cavallo alla passione per la vela? Beh, me lo chiedo anch'io perché ho molti amici che montavano con me anche a livello olimpiadi, europei, a livelli molto importanti, soprattutto in completo, dove c'è il secondo giorno la prova di cross, che è una prova di velocità, di resistenza e anche di coraggio, sia per il cavaliere che per il cavallo. Molti pensionati a cavallo si sono dati alla vela, quindi evidentemente c'è un rapporto. C'è un filo conduttore, esatto. Lo dobbiamo scoprire. Esatto. Allora, proviamo a scoprirlo in questo modo. La tua storia velica, come nasce a te la passione per la vela e quali barche hai avuto prima di approdare a questo Gran Sole del 48? La mia passione nasce, io ho 65 anni, 55 anni fa, a 10 anni. Mio zio era a Forte dei Marmi in spiaggia, poco vento, la situazione molto diversa da oggi. Mio zio arriva con un barchino sopra la macchina e dice: ti ho regalato una barca. Wow! Era una barchina in legno vecchia francese. E allora ci siamo messi lì e l'abbiamo armata, io mai andato, mio zio nemmeno, e poi col vento che c'era a Forte dei Marmi, pochissimo, siamo partiti, c'era uno yacht solo in tutta la Versilia ormeggiato, noi non sapevamo fare niente, ci siamo andati contro 2 volte. Mi fa ricordare la mia prima uscita con Flying Juniors, autodidatta, senza mettere giù la deriva, volevo uscire debolino, vabbè. Tutto vestito di tutto punto senza mettere giù la deriva, mi piace, bellissimo. Quindi abbiamo detto, qui è meglio andare a una scuola di vela. Certo. E quindi da lì un po' di regate in Versilia con i Flying Junior, 420, 470, poi una vita a prendere barche in charter. E poi nel, diciamo 15 anni fa, ho preso un Dufour, la prima barca mia, il Grande Salto, con cui sono andato un Dufour 45 per tempo con grande soddisfazione, in vacanza, 2 o 3 regatine così. E poi la passione è aumentata e quindi ho fatto il Grande Salto a Gran Soleil, sicuramente un cantiere che mi dà grande soddisfazione. Allora, raccontaci questa barca, che a questo punto è il tuo punto d'atterraggio, è la barca che senti più tua, cosa ci fai? Siamo una Gran Soleil Cup, che è un bel raduno, più che una regata, un momento di stare insieme. Cosa ci fai con questa regata? Quanta crociera, quanta regata? Con chi navighi anche? Navigo molto con la famiglia e con gli amici, quindi è una barca che nasce da crociera. Col vecchio retaggio delle gare di cavallo, solo crociera, e lì la scelta del cantiere anche stata... Un po' di voglia agonistica c'è. Rimane sicuramente. E quindi abbiamo cominciato con qualche vela festival, delle cose un po' più semplici, poi abbiamo cominciato a mini giraglia 2 o 3 volte e ormai siamo al 5º anno che facciamo anche la 151 con lo stesso gruppo di amici e ci divertiamo, non abbiamo ambizioni di vincere, però comunque questa è una barca che ti fa divertire e quando sei ingaggiato... ci provi, insomma, vedi. Ti dà anche soddisfazione. Cos'è secondo te il punto di forza in particolare del Gran Sole del 48, di questo Gran Sole del 48, e se tu hai fatto delle personalizzazioni? Beh, a livello di allestimento, più di me, è stata mia moglie, scelta del colore dello scafo, tanto per cominciare la cosa più macroscopica, ma anche dentro, gli interni, gli allestimenti, e diciamo che il cantiere ci consente questo, a differenza delle mie esperienze con cantieri francesi, ovviamente qua la possibilità di personalizzare è buona, ti dà soddisfazione, sia a livello cromatico che poi anche, per dire, questo è un performance, non è un race, però gli ho messo il timone in carbonio, perché la sensibilità è diversa, insomma. Quindi insomma, andiamo a cercare dei particolari, sì, delle sì, chicche, assolutamente, da vecchio sì, corridore sui cavalli. Esatto. Vedi? Anche a livello di allestimento delle vele, abbiamo fatto un allestimento di vele abbastanza misto, carbonio, Kevlar, in laminato, insomma, abbiamo cercato di non fare una barca proprio solo da crociera. È sicuramente un ibrido, però credo che abbiamo raggiunto un buon livello in entrambe le... Che equipaggio, diciamo... cioè, come cambia l'equipaggio tra la regata e la crociera? In crociera abbiamo detto vai con la famiglia, sicuramente, ok. In regata invece che equipaggio senti che ti serve? Cioè, vuoi un equipaggio importante, cazzuto? C'hai un giro di amici e persone fisse?
Normalmente ho un giro di amici fissi, quei due appuntamenti fissi, mini giraglia e 151 lo facciamo sempre noi, siamo 8-9, un numero giusto per questa barca, e quindi ci divertiamo, però siamo sempre gli stessi, in confidenza, ci possiamo mandare a quel paese senza problemi, che nessuno si offende. Il ritorno a motore di solito è il Festival dello Spritz, anche quello ci sta, e quindi diciamo che è l'equipaggio ideale. È chiaro che poi, man mano che fai regate così, hai voglia di fare qualcosa in più. Quindi per esempio c'è oggi con me Grand Sarai Cup, c'è Marco Augelli che è di Orange Sail, che mi ha allestito tutte le vele, che ormai è diventato un amico. Quando può viene su anche lui. Sia per l'ambizione di arrivare qualche posizione più avanti, sia per la tranquillità e la sicurezza in condizioni per esempio come queste, è un passo avanti notevole. Fischia. Senti, da dove siete venuti? Qual è il porto di armamento di Black Peak? Siamo a Porto Mirabello, alla Spezia. Okay. Io abito a Cremona, per noi è comodissimo. Certo. Un'ora e mezza siamo in barca. L'ultima, ma costo 35, forse pure 40 nodi fuori che c'era, volevi uscire a un certo punto, te saresti voluto uscire oppure prevale? Beh, lo dicevo adesso a Marco, volevamo provare la trinchetta e mi dispiace un po'. La voglia di trinchetta c'era e rimane, magari domani riusciamo. Certo, speriamo, le previsioni dovrebbero migliorare un pochettino, però capisco che anche per gli organizzatori eravamo un po' al limite obiettivamente, mi sembra anche la 151 quest'anno, le previsioni sulla girata. Le barche quando vanno così, senza esagerare. È un divertimento, non dobbiamo esagerare. Grazie Ernesto, a presto. Grazie a voi. Black Peacock.